Questo non è una cosa di poco conto, sono cambiati i gruppi, nuovi gruppi si sono affacciati in consiglio e vedere, come abbiamo visto all'ultimo consiglio sul piano dei rifiuti, una presenza di 18 consiglieri su 30 della maggioranza, insomma, questo dà soddisfazione, insieme, devo dirlo, ad una coesione della giunta che è tuttora presente senza nessuna sfasatura. Gli ultimi 3 anni è difficilissimi, siete passati da una possibile abolizione ad una abolizione de facto. Sì, no, il problema serio è che continuiamo ad avere tutte le funzioni, ad aver avuto tutte le funzioni con dei tagli che ci hanno costretto a stringere la cigna, a fare manutenzione, quello che era possibile fare, insomma, tutto un spending review che va dalla diminuzione dei dipendenti agli affitti, ai costi di gestione complessiva della macchina della provincia, ma devo dire ce l'abbiamo fatta e ce l'abbiamo fatta bene. Cosa succederà nel giugno prossimo? Ma questo è un'incognita forte, abbiamo il disegno di legge fermo, approvato dalla Camera del Rio, fermo al Senato, il titolo quinto non si sa se conterrà anche modifiche oppure qualcosa, insomma ci aspettiamo che prima o poi si giunga alla fine di un calvario che, volevo dire, ha creato sicuramente sconvolgimenti e sarà pesante, io credo, per il territorio, perché stiamo perdendo tempo. Queste operazioni, una volta annunciate, si fanno, non si lascia il territorio in balia di provvedimenti che non hanno mai fine. Senta Presidente, si andrà verso un commissariamento dell'ente? Ma già nelle province commissariate la proroga è a giugno. Staremo a vedere se riescono entro giugno ad eleggere i nuovi consigli provinciali, cioè da elezione indiretta, non diretta, perché oramai la elezione diretta è saltata con la misura messa nelle misure di fine d'anno del governo, approvate con i commissariamenti. Staremo a vedere, perché è tutto sospeso ancora in attesa di definizione anche della questione. Cosa lascia di incompiuto? Ma devo dire, avrei voluto fare di più sulle scuole, insomma. Noi ce l'abbiamo, avevamo un indirizzo, perché avevamo visto, insomma, abbiamo cantieri aperti nel 2009, iniziato tanti cantieri e appalti in itinere, e ci sembrava opportuno continuare quel grande lavoro che comunque la provincia di Arezzo nel passato ha fatto. Noi siamo andati a rivedere in 15 anni di governo, nella quale ci sono stato anch'io da assessore, è stato speso intorno a 60 milioni sulle scuole, però io credo, se la contingenza ce lo permetteva, avrei voluto fare di più in questo settore. Quanta amarezza c'è? Ma l'amarezza no, anche sono, devo dire, molto sereno, stranamente, perché poi mi affeziono alle persone, mi affeziono anche giustamente anche al servizio che uno svolge, però sono molto sereno, e questa serenità me la dà questa coesione che a livello politico, e questa amicizia che oramai fra le persone, che è importante anche, perché io poi lavoro bene sia attorno a me o a persone che insomma mi sostengono e ci sosteniamo a vicenda, se c'è tensione non riesco a lavorare, questo devo dire, questa coesione, questa amicizia che c'è fra di noi e questa testardaggine di continuare a lavorare comunque fino in fondo, insomma, mi crea un clima positivo e una serenità che mi sento di avere. Certo, Renzi ha detto che si ripartirà dalla scuola, quindi comunque queste incompiute forse le compierà lui. Sì, devo dire che io, insomma, non so se la lettera ci arriverà anche a noi, io mi auguro di sì, anche perché attualmente tutte le scuole superiori sono competenza della provincia, se si vuole intervenire in questo settore, insomma, è bene che ci presti attenzione. Comunque, se non ci scrive la lettera, glielo faremo presente. Sì, brevemente, una riduzione consistente delle entrate correnti. In 5 anni abbiamo avuto 22 milioni di euro in meno di entrate correnti e quindi abbiamo dovuto far fronte alle nostre spese spendendo 22 milioni di euro in meno rispetto a prima. Abbiamo ridotto l'indebitamento dell'ente, che si è ridotto di circa 17 milioni di euro per quanto riguarda le spese in conto capitale, e pro capite di circa 45 euro a persona.
e questo in controtendenza, come si sa, rispetto a quello che avviene a livello centrale e anche a livello regionale. Di questo ovviamente siamo orgogliosi. Abbiamo, per far fronte a questa situazione, dovuto ovviamente contrarre la spesa corrente, ridotto il personale, ridotto le spese per affitto, abbiamo eliminato le cosiddette politiche attive, quindi non abbiamo dato più contributi a nessuno, e abbiamo fatto in modo di terminare tutti gli investimenti che erano stati attivati. Alcuni sono in corso ancora oggi, speriamo di poterli completare entro il termine del mandato. Senta, quei 10 milioni che hanno ballato? I 10 milioni dello Stato sono vecchie spettanze che c'erano dovute, io avevo sempre detto che c'erano dovute, ci sono state rimborsate, ma quello per me non era un problema.